Sono stati 70 gli over 60 piacentini che durante la fiera di Sant'Antonino hanno sfruttato la possibilità di vaccinarsi nella palestra del liceo Respighi con il farmaco monodose Johnson & Johnson. Meno di quanto auspicato, la speranza era di somministrare più di un centinaio di vaccini. Ma la pioggia, caduta nel pomeriggio, oltre al commercio, ha probabilmente penalizzato anche l'iniziativa vaccinale, il cui obiettivo è così spiegato da Luca Baldino, direttore generale dell'AUSL. È un open day di fatto e abbiamo voluto farlo intanto per recuperare quei over 60 che ancora non si sono vaccinati. Ricordo che in provincia sono 14.000, quindi stiamo avendo un piccolo aumento dei positivi, quindi non bisogna assolutamente abbassare la guardia. A rendere possibile la vaccinazione l'impegno dei volontari del Rotary coordinati da Maria Grazia Sabato, che hanno consentito di dare un po' di respiro agli operatori sanitari. Chi si approccia al vaccino comunque ha un atteggiamento un po' di agitazione che è normale, quindi vanno accompagnati, vanno rasserenati, sebbene, ripeto, decidono loro di farlo.